Siamo quindi nella fase dei saluti, come ho detto le squadre in campo sono il Real Ciampino e la Velletri Technology, Ciampino in maglia rossa che si sta caricando in questo momento, Velletri che invece ha già preso possesso del campo, il match sta quindi per iniziare, è la tredicesima giornata di Serie B del girone e partita di cartello tra le squadre. La partita è fondamentale per il proseguo del campionato, potrebbe anche di fatto chiuderlo con una vittoria. Oggi il Real Ciampino si porterebbe a più 10 sugli inseguitori della Velletri, che invece puntano ai 3 punti per riaprire i discorsi per il primo posto. Si prosegue la conclusione da fuori di Bonetti che non inquadra lo specchio, palla che finisce piuttosto lontano dalla porta difesa da Pollonio. E quindi si prosegue con il possesso Real Ciampino. Terlizzi, il tocco largo, ancora Terlizzi servito, quindi palleggia con Bernardini. Il tocco in avanti, capisce tutto Montagna, riconquista un buon pallone. Eccola la conclusione, Apollonio, attento devia. Non si vedono i 7 punti di differenza tra le squadre. Il possesso per la Real Ciampino, il Real Ciampino. Che attacca con Bernardini, tutto chiuso, si ricomincia, Terlizzi, poi Dominici, Montagna ancora a strappar via questo pallone, fa quindi correre Cioli che trova il gol dell'1-0 ed è in vantaggio quindi la Velletri, vantaggio meritato, da qualche minuto avevano preso possesso del campo, stavano attaccando, Cioli trova 1-0. 1-0 il punteggio a favore della Velletri Technology. Quindi Ciampino che gira palla con Musumeci, poi Terlizzi, ancora Musumeci in avanti da Pirelli, buona la palla, giocata larga per Musumeci, palla conclusione, il tiro però è largo. Quota 25, Club Sport Roma quota 26, Real Ciampino a quota 32, aspettando ovviamente il risultato della partita di questa sera, le squadre che vediamo, possesso quindi Dominici, vuole il dribbling, non passa. La palla però ancora buona, servita poi a Terlizzi, è lui che calcia, non passa neanche la sua conclusione, non riesce ad uscire, palla Velletri, Baiocco, il palo nell'arco e la palla non è entrata, non è entrata, c'è Facundo sulla linea che blocca tutto ed è quindi calcio di punizione per il Real Ciampino, si può proseguire quindi con un po' di calcio mentre i falli recitano 4-2 per la Velletri. Calcio di punizione per il Real Ciampino. Parte quindi Bernardini, il pallone sul palo. Era con si lamenta con il compagno, era solo sulla destra. Non l'ha visto Bernardini. Quindi riprende il possesso del Real Ciampino. Moreira. L'appoggio per Dominici. Sul rimpallo non è fortunato. Il possesso è Velletri. Quindi pronto Montagna alla battuta, il tocco al centro, raccoglie Moreira, scarica Moreira, ma c'è Pecoraro che esulta come se avesse segnato. Pallone quindi restituito alla Velletri. Ed è pronto Pecoraro a giocare. Subito in avanti, chiude Dominici, ma si dimentica un po' il pallone, quindi l'azione buona per la Velletri che trova il raddoppio con Pompei, è 2-0 per la Velletri Technology che arriva sul più 2. È lui che si prenderà la responsabilità di andare a calciare. Solo il fischio che arriva adesso, parte quindi Dominici che trova la porta, trova il gol e riapre la partita, è 2-1, Dominici 2-1. Ci siamo, sta per avere inizio la seconda frazione di gara che di fatto inizia adesso, il primo possesso è per la Velletri che conduce il match per 2 reti a 1 sul Real Ciampino, partita però equilibrata nel corso del primo tempo. Con la Velletri che è riuscita a colpire quando ha dovuto, quando ha potuto, Real Ciampino ha creato, ma non è bastato per trovare il pareggio. E quindi seguiamo i prossimi 20 minuti per andare a scoprire la vincitrice, la squadra in campo. E punta e salta, poi conclude, torna su di lui il piede di Bonetti, quindi mette la sfera in rimessa laterale.
ancora possesso quindi per il Real Champion con Lauro, il tocco su Terlizzi, ancora Lauro, cerca Musumeci, passa il pallone, eccola Musumeci, palla sul palo, incredibile, il secondo del Real Champion. È pronto le uscite, una paura l'estremo difensore della Velletri. E quindi è andato a guadagnare il fallo e siamo già a due per il Real Ciampino. Montagna, pallone giocato su Facundo, Dominici va un po' a chiudersi, pallone quindi conquistato dalla Velletri, c'è la conclusione di Bernoni e l'ottima risposta di Apollonio. Facundo prova a passare, poi raddoppiato, c'è Lauro, arriva ancora Pecoraro, la palla non è uscita, c'è Montagna che gestisce sempre bene, poi trova l'appoggio per Facundo che lascia lì per il compagno in maglia numero 16, nonché capitano, possesso al centro, poi la palla buona per Facundo e c'è una gran bel gol del numero 7 che si va a prendere l'abbraccio dei tifosi, 3-1 Velletri. Il tocco largo per Bernardini che cerca l'uomo sul secondo che non c'è e forse ci sarebbe dovuto essere. Rimessa lunga direttamente sulle mani di Apollonio che va da Bernardini, tocca al centro per Baiocco, si gira bene Baiocco, l'appoggio è per Moreira, la conclusione di Moreira deviata praticamente sulla linea e quindi il pallone è uscito, si lamentano per un fallo di mano che non c'è. Dominici prosegue il palleggio, Dominici è stato Acchioni, va a deviare quindi riparte, palla al piede Bernoni, tocca al centro, chiude tutto Dominici, Moreira cerca compagni, torna da Dominici, adesso con calma il Real Ciampino, Bernardini, Baiocco, Dominici va a calciare, pallone che rimane lì, Pecoraro ancora una volta, bravissimo a deviare. Intanto il Real Ciampino si gioca la carta del portiere di movimento, svolgere il ruolo Musumeci. Terlizzi da lontano, le mani di Pecoraro che poi va a cercare subito la porta e il pallone entra e c'è quindi il gol di Pecoraro che si prende l'abbraccio della panchina. Siamo adesso sul 4-1. Rimessa laterale, Montagna quindi in possesso, Velletri ancora in transizione offensiva, c'è spazio per il cross, vicolo di Bernoni e si fa trovare pronto Facundo sul secondo che deve solo appoggiare in porta ed è 5-1 Velletri, gol che sa tanto di finale per questa partita. Continua a giocare, li mette in campo Bonetti, le squadre si fermano. Quindi il tempo di poter trascorrere questi ultimi secondi e arriva qui la sirena, arriva qui il triplice fischio, vince la Velletri Technology con una partita perfetta, 5-1 il risultato, nulla ha potuto il Real Ciampino che comunque rimane al primo posto, saldo in classifica, Velletri che riapre il campionato adesso a meno 4.